Buonasera a tutti, bentornati o ben arrivati. Siamo al secondo incontro per il quarto anno di studio. Vi ricorderete che c'era, o comunque ve lo sto comunicando io adesso, che nel mese di gennaio il primo incontro per il quarto anno era stato tenuto dal professor Tarca, Luigi Vero Tarca di Ca' Foscari, con una lezione dal titolo La nascita della scienza moderna all'epoca galileiana. Adesso a maggio siamo alla conclusione del percorso per il quarto anno, secondo incontro a cura del professor Davide Spagno, che adesso passerò subito a presentarvi, avrà invece come titolo Cartesio e la nascita della filosofia moderna. Il professor Davide Spagno insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia, filosofia teoretica e tra le tantissime altre cose, quindi traccerò a brevi cenni soltanto le cose che ci riguardano più da vicino, e quindi membro del Consiglio Direttivo ASES, prima di tutto, Associazione Studi Emanuele Severino, membro del Comitato di Redazione e del Comitato Scientifico della rivista Filosofia Futura e co-editor della rivista, che è anche online, Eternity Contradiction. Tra l'altro la rivista Eternity Contradiction è anche visibile sul sito emanueleseverino.it. Se voi andate nel menu in alto la trovate, è consultabile ad accesso libero, e sono due riviste che fanno entrambe capo all'Associazione Studi Emanuele Severino. Direi che a questo punto si può passare direttamente la parola anche ai due assistenti, che vi ricordo sono sempre gli stessi, cioè sono il dottor Pietro Caiano e il dottor Alessio Fedeli, che faranno appunto da assistente a professor Spagno e si occuperanno durante l'intervallo fra le due parti dell'incontro di raccogliere le vostre domande e i vostri anche spunti di approfondimento. Quindi non abbiate alcun timore a farvi avanti con le domande, e non potremo riprendervi direttamente per questioni di privacy, almeno per quest'anno, poi dovremo organizzarci meglio per l'anno prossimo, ma insomma adesso siamo organizzati in questa maniera. Non mi rimane che ringraziare della vostra presenza, augurarvi buon ascolto e buona partecipazione e passare la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie alla professoressa Severino per la presentazione. Dunque, io e il dottor Fedeli tenteremo di fare un'introduzione in cui presentiamo alcune letture che sono state date nel corso della storia del pensiero, appunto della filosofia di Cartesio. Comincerò io con, per brevi cenni, l'esposizione della lettura di Hegel, proseguirà il dottor Fedeli con la lettura di Gustavo Contadini e infine diremo due cose su Husserl e Bergson. Ok, quindi cominciamo. Dunque, sicuramente il pensiero di Cartesio viene considerato da Hegel un evento importantissimo per la storia della filosofia. Un vero e proprio spartiacque, potremmo dire. In cosa consiste questo ruolo rivoluzionario del pensiero di Cartesio? Beh, nell'aver mostrato l'emergere del pensare per sé. Cosa vuol dire questo? Cerchiamo di capirlo. Cartesio, la sua filosofia consiste anche in questo, consiste nel dubitare della conoscenza, non pensare che ciò che ci appare come vero sia effettivamente vero, mettere in discussione appunto attraverso l'esercizio del dubbio, fino ad arrivare però ad una certezza. Quindi noi possiamo pensare che tutto ciò che consideriamo vero in realtà non lo sia, perché magari siamo anche ingannati da qualche entità maligna, ecco, però siamo sicuri che noi siamo ingannati, e quindi noi pensiamo, nell'essere ingannati pensiamo, e se pensiamo, se siamo una sostanza pensante, siamo fondamentalmente. Quindi io penso dunque sono è l'espressione più chiara dell'identità tra essere e pensiero, tra pensiero ed essere. Ecco. Quindi l'identità immediata tra pensiero ed essere è proprio quello che Hegel definisce nelle pagine delle lezioni sulla storia della filosofia, l'emergere del pensiero per sé. Ed è il tratto distintivo della filosofia di Cartesio. Ecco. Certo che Hegel fa questo riferimento a Cartesio proprio perché
il pensare per sé ha un ruolo importantissimo anche nella filosofia hegeliana, come penso vedrete prossimamente, e quindi appunto al netto delle normalissime differenze che possono esserci tra Cartesio e Hegel, la critica che Hegel muove a Cartesio, ma non è diciamo il caso di parlarne oggi, sicuramente Hegel riconosce questo grandissimo merito al pensiero cartesiano. Il pensiero è qualcosa di universale, scrive Hegel per Cartesio, perché appunto questo procedimento a ritroso, potremmo dire, dalla conoscenza sensibile e dubitabile fino alla certezza assoluta dell'identità tra essere e pensiero è qualcosa di applicabile a chiunque, insomma, chiunque di noi può riconoscersi in questo processo. E in secondo luogo il pensiero è una dimensione necessaria. Ecco. Quindi per cercare di inquadrare un po' all'interno della storia della filosofia il pensiero di Cartesio, Hegel dice anzitutto che la cesura netta è tra il periodo precedente all'avvento della filosofia cartesiana, quindi un periodo in cui la filosofia era sostanzialmente intorpidita in qualche modo dalla teologia, si era perso di vista questo principio fondamentale del pensare, che è appunto l'identità tra essere e pensiero, e quindi dopo il momento sorgivo della filosofia, rappresentato dalla filosofia greca, occorreva rifondare fondamentalmente la disciplina, e quindi questo è stato fatto a secondo Hegel, proprio Cartesio. Quindi appunto, dopodiché Hegel riconosce il ruolo determinante che Cartesio ha avuto non soltanto in relazione alla stagione precedente, ma anche per ciò che sarebbe venuto di lì in avanti, perché appunto nella ricostruzione che Hegel fa della filosofia moderna fino a se stesso fondamentalmente, Hegel appunto dice che anzitutto Cartesio è diciamo il punto sorgivo di una tradizione di pensiero che è quella del razionalismo. Quindi sotto questo punto di vista il razionalismo è definito come quella forma di filosofia che trae dal pensare stesso le determinazioni del pensare. Ecco. Quindi questo è ciò che Cartesio ha fatto sostanzialmente, non solo Cartesio ma anche poi tutti i filosofi che si sono rifatti all'orizzonte concettuale aperto dal razionalismo cartesiano. Poi, certo, c'è da dire che Hegel in queste pagine fa un po' storia della filosofia con l'accetta, ma è abbastanza risaputo, insomma, che questo testo non sia un riferimento per studiare nel dettaglio l'articolarsi della storia della filosofia, quanto piuttosto un modo molto interessante per avvicinarsi al pensiero di Hegel. Comunque, Hegel dice appunto, come reazione al razionalismo sorge l'empirismo, che invece sostiene che la fonte di conoscenza sia appunto l'esperienza, la fonte primaria e privilegiata di conoscenza sia appunto l'esperienza. Come sintesi, potremmo dire così, tra razionalismo ed empirismo sorge il criticismo, diciamo il cui esponente fondamentale è Kant, e poi come evoluzione e anche come risposta critica al criticismo sorge l'idealismo, quindi l'idealismo anzitutto di Fichte, poi di Schelling e poi dello stesso Hegel. Ecco. Certo, in questo senso Hegel dice, a partire da Cartesio in qualche modo si dipanano tutte le varie vie della filosofia. Ecco, questo è per il motivo per cui lui fa questa breve ricostruzione della storia del pensiero a partire da Cartesio. Quindi ecco, in questo senso, per concludere su Hegel, è chiaro che egli riconosce in Cartesio un pensatore fondamentale, un pensatore fondamentale per la risposta che egli ha dato al passato, quindi alla filosofia o alla teologia del passato, quindi il punto di svolta che egli ha segnato, il principio al quale è giunto, cioè l'identità tra essere e pensiero, e poi il ruolo che ha avuto per le correnti della filosofia moderna e a lui contemporanee. Ecco. A questo punto lascio la parola al dottor Fedeli, che vi parlerà della lettura che Gustavo Contadini ha dato di Cartesio, e dico soltanto che ha un significato particolare parlare di Gustavo Contadini qui, perché Gustavo Contadini è stato il maestro di Emanuele Severino. Grazie. Grazie mille e buongiorno a tutti. Ecco, come diceva il dottor Cagliano, è speciale qui parlare di Gustavo Contadini, proprio perché fu il maestro di Emanuele Severino all'Università di Pavia. Ecco, è un pensatore che è nato nel 1903 e scomparso nel 90, e è uno dei pensatori italiani contemporanei che ha pensato più di tutti, ha riflettuto più di tutti su Cartesio e sull'impronta che ha dato al pensiero
dalla filosofia moderna, il poi introduttore, diciamo, della filosofia moderna. E il confronto con Emanuele Severino, tra Contadini e Severino, fu molto proficuo, nonostante poi le divergenze teoriche, e possiamo trovare all'interno del libro L'essere e l'apparire il loro confronto sul tema dell'essere. E vediamo un po' come ha considerato Contadini la figura di Cartesio. Ecco, diciamo, prima di tutto Cartesio bisogna considerarlo colui che andò contro la tradizione precedente, quindi da considerare un vero e proprio antitradizionalista, soprattutto per l'esuberanza della filosofia scolastica, almeno a quanto dice Contadini. È uno dei modi per superare la tradizione, ovviamente schierarsi contro il modo di intendere la realtà. E quindi superare il pregiudizio secondo cui la sensazione dovrebbe darci l'immagine esatta della cosa di cui si fa esperienza. Quindi però il dubbio di Cartesio, come è noto, andò ancora oltre, non tanto la possibilità di fare esperienza, la realtà delle cose in sé, ma proprio chi è che compie quest'atto di pensiero. Ed è nota la posizione della certezza assoluta da cui Cartesio parte, ovvero io penso, del cogito dunque. E il passo che secondo Contadini è fondamentale in Cartesio è quello per cui ogni pensare è riferito all'essere. Quindi sì, siamo certi di pensare qualcosa, solo che questo, e cito anche qui, ogni pensare è riferito all'essere, ma l'idea di qualcosa richiede che esista qualcosa. Quindi noi pensiamo un oggetto, di conseguenza per Cartesio questo oggetto diventava anch'esso un qualcosa. Ecco qui la critica che Contadini compie nei confronti di Cartesio, che è noto come il filosofo che volle distruggere i presupposti. E questo però fa di lui, secondo Contadini, un altro filosofo dei presupposti. Come possiamo essere sicuri che quello che pensiamo è anch'esso esistente in sé? E quindi non è un che di dato questo dualismo, il famoso realismo tra res cogitans e res extensa, è un presupposto anch'esso. E quindi la critica che muove Contadini proprio è su un'instabilità teoretica del fenomenismo. E al di là di questa critica che pone, un fatto molto importante è che da Cartesio per Contadini è come se si fossero aperte due strade, quella che poi affronterete immagino il prossimo anno, quella sia dell'empirismo che dell'idealismo. Quindi dall'idealismo, ovviamente, perché partendo dal dubbio cartesiano, non tanto sulle cose che si conoscono, ma sul pensiero. Quindi ovviamente l'empirismo è il movimento filosofico, la cultura filosofica che attestò univocamente la veridicità dell'esperienza. E dall'altra parte invece l'idealismo, ovviamente per Cartesio, partendo dall'io penso, la verità principale è nel pensiero e solo lì ci sono le cose certe, quello che poi verrà radicalizzato dall'idealismo tedesco soprattutto, insomma, in tutta Europa. E un'altra cosa molto importante della visione proposta da Contadini è questo un idealismo concepito in due modi, può essere concepito in buono o cattivo, diciamo. E c'è un idealismo cattivo, anche detto teologico, proprio perché se concepiamo che tutto l'essere è nel pensiero, se tutto l'essere è nel pensiero, dunque anche Dio è nel pensiero, ecco perché è teologico. Però se Dio è nel pensiero, nasce la difficoltà che questo Dio sia trascendente. Se è nel pensiero non può essere oltre. E quindi questa è la motivazione per cui giudica, ovviamente anche dalle sue influenze personali, questo idealismo cattivo, al contrario dell'idealismo buono, appunto in cui l'essere, il pensiero e l'idea non chiude, bensì apre. Quindi sì, l'essere è nel pensiero, ma c'è anche qualcos'altro oltre il pensiero che è appunto Dio. Quindi l'idealismo ritenuto positivo, buono. E nonostante tutto, il pensiero di Contadini su Cartesio rimane molto critico, proprio per i motivi detti prima.
Ma è fondamentale questa, sia questa divisione dell'idealismo secondo Contadini, sia soprattutto perché Cartesio rimane un pensatore centrale, anche se spesso poco affrontato, e proprio perché si è occupato del binomio tra pensiero ed essere, tra verità e certezza, ecco, insomma, i temi veri della filosofia, i più pregnanti. E detto ciò, passo la parola di nuovo al dottor Cagliano, che ci parlerà di Husserl le persone, e poi in seguito al professore. Sì, ecco, faccio soltanto due brevissimi accenni a due letture, appunto, novecentesche del pensiero di Cartesio. Probabilmente sono filosofi che non avrete mai sentito nominare, può darsi, però insomma. Il primo è Edmund Husserl, un filosofo austriaco, naturalizzato tedesco, maestro di Martin Heidegger, che è il padre della fenomenologia, di questa importantissima e rilevantissima corrente di pensiero che è la fenomenologia. Allora, in che modo parlare di Cartesio è importante per Husserl, diciamo così? Beh, anzitutto lui scrive le meditazioni cartesiane, quindi capiamo come già a partire dal titolo di una delle sue più rilevanti opere la centralità di Cartesio sia evidente. Diciamo così, tentando appunto dire soltanto due cose, per Husserl è fondamentale l'epoché come sospensione del giudizio, che dovrebbe portare e che secondo lui effettivamente porta all'elaborazione di una scienza dell'esperienza dell'io puro, ecco, quindi cercare di comprendere quale effettivamente è il dato d'esperienza e cosa invece non è dato d'esperienza, quindi cercare di capire effettivamente cosa è l'esperienza, e per far questo egli applica appunto questa sospensione del giudizio, che potremmo intenderla come una vera e propria rilettura del dubbio cartesiano. Quindi in questo senso Cartesio è importante nel pensiero di Husserl, tant'è che si parla anche esplicitamente di neocartesianismo, ecco. E, giusto appunto per due accenni. Infine appunto il secondo pensatore è Henri Bergson, un pensatore francese, padre dello spiritualismo, ecco. E per lui invece Cartesio è fondamentale in chiave antipositivistica, potremmo dire così, in contrapposizione a un indirizzo di pensiero che è appunto quello del positivismo, secondo cui appunto l'unico compito della filosofia sostanzialmente deve essere quello di dare una sistemazione ai dati delle scienze, fondamentalmente questo è l'indirizzo generale del positivismo, e quindi il richiamo all'interiorità che in qualche modo Cartesio ha mostrato come una via percorribile da percorrere, appunto in che senso? Distinguendo tra la sfera del pensiero, cioè la res cogitans, la sostanza pensante, e il mondo esterno, il mondo dell'estensione, ecco così, in questo senso il ritorno all'io può essere ripreso, richiamato in questo senso, nel senso di un richiamo all'interiorità in chiave antipositivistica. Questo è il lavoro che cerca di fare Bergson. Si potrebbe dire ancora un'ultima cosa, però, che in qualche modo lo stesso Cartesio potremmo dire non essere totalmente privo di colpe riguardo al positivismo. In che senso questo? Nel senso che, avendo distinto nettamente tra sostanza pensante e sostanza estesa, avendo privato la sostanza estesa di qualsiasi richiamo all'interiorità, di qualsiasi principio intenzionale, di qualsiasi anima, potremmo dire così, ha appunto reso la materia oggetto privilegiato dell'applicazione delle leggi scientifiche, e quindi in questo senso ha dato spazio a quella corrente di pensiero che prende il nome di meccanicismo, che poi è il fondamento del dominio scientifico sul mondo, in qualche modo. Ecco, quindi questo è anche un elemento a cui Bergson fa riferimento e mostra appunto come Cartesio sia al contempo utile per ritornare all'io, ma allo stesso tempo anche in qualche misura responsabile di una certa lettura del mondo che è quella che si fa in chiave meccanicistica. Dunque, io mi fermo qui e spero che quello che abbiamo detto sia stato sufficientemente chiaro, e lasciamo la parola al professor Spagna. Grazie. Grazie. Intanto, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio il dottor Cagliano, ringrazio il dottor Fedeli per questa introduzione che ci dà la misura
dell'importanza e del rilievo di un pensatore come Cartesio, che è obiettivamente un gigante del pensiero occidentale. Ringrazio la professoressa Anna Severino, ringrazio Casa Severino per l'ospitalità. Sono molto contento di partecipare a questa iniziativa, che mi pare importante per le scuole, per l'approfondimento di temi che, insomma, si accostano e si affrontano al liceo o alla scuola superiore, e che comunque meritano sempre, sono temi che meritano sempre di essere ripresi, ripercorsi, insomma, come mi piace dire qualche volta, insomma, si tratta sempre di tornare sul luogo del delitto quando si tratta della filosofia. E spero che sia per voi tutte e tutti, insomma, un'occasione per tornare su quest'autore che immagino abbiate già avvicinato, abbiate già cominciato a studiare o abbiate studiato in una certa misura. Quello che mi propongo di fare, dopo aver sentito che si tratta effettivamente di un pensatore che rimane al centro del dibattito filosofico contemporaneo, è difficile immaginare di affrontare la filosofia, gli studi filosofici oggi senza passare attraverso Cartesio. Quello che vorrei proporre oggi è di imboccare la strada che potrebbe consentirci di raggiungere Cartesio, di accompagnarci a lui e alla sua opera. Cioè, non ho intenzione di proporre una lettura di testi o di entrare nel merito o nel dettaglio delle questioni. Questo eventualmente, se avrete voglia, potremmo farlo nella seconda parte che dedichiamo alla discussione, al confronto. Ma mi piacerebbe, appunto, ecco, imboccare la strada che porta a Cartesio, perché vorrei che ci rendessimo conto, appunto, dell'importanza e del rilievo centrali di questa figura filosofica, filosofico-scientifica, perché, come è noto, insomma, Cartesio poi è un pensatore, uno studioso che si è occupato non soltanto in senso stretto di filosofia, ma anche di scienza, in particolare di matematica. La geometria analitica la dobbiamo a lui, insomma, tutti conosciamo gli assi cartesiani e abbiamo un po' di familiarità con questi argomenti. Quindi un grande pensatore che sta al centro, non abbiamo forse detto che siamo nella prima metà del XVII secolo, e quindi siamo al centro della cosiddetta rivoluzione scientifica, che va, diciamo così, da Copernico, metà del Cinquecento, fino alla fine del Seicento con Newton. Siamo, diciamo, dentro questo orizzonte, che è un orizzonte obiettivamente rivoluzionario. Si parla, appunto, di rivoluzione scientifica. E Cartesio, diciamo così, partecipa di questa rivoluzione, ma, come avremo modo poi di sottolineare, Cartesio approfondisce il senso di questa rivoluzione. Ecco, per avvicinare Cartesio mi servirò, se così mi posso esprimere, o farò riferimento, insomma, terrò conto della traccia che troviamo in un importante lavoro di Emanuele Severino, che è La sua storia della filosofia, uno dei volumetti, li chiamo volumetti, ma soltanto dal punto di vista della quantità, naturalmente. Questi volumetti preziosi sono dedicati all'intero corso della vicenda filosofica occidentale, dalla antica alla contemporanea. Il volumetto dedicato alla filosofia moderna contiene un riferimento centrale al passaggio cartesiano. Il capitolo, diciamo, centrale di questo volumetto è rappresentato proprio da questa descrizione, questa ricostruzione dell'approccio cartesiano al tema filosofico. Severino fa riferimento a Cartesio come a colui che ricostruisce l'episteme, è il grande ricostruttore dell'episteme. La parola episteme è una parola che penso sia abbastanza familiare a tutti, è la parola che noi traduciamo con la parola scienza, ma potremmo in modo più appropriato tradurre con sapere assoluto, con sapere in qualche modo, come si dice qualche volta,
innegabile, incontrovertibile, indiscutibile, imbattibile. Sono molte le formule che richiamano l'assolutezza di un sapere a cui si richiama la episteme. La parola è greca, l'episteme viene da lontano, è il sapere dei greci. Ecco, Cartesio rappresenterebbe da questo punto di vista il tentativo di ricostruire l'episteme, però muovendo da alcuni, diciamo, da una strategia nuova, inedita, perché si tratta sostanzialmente per Cartesio di rifondare il sapere e quindi di collocarsi proprio alla base, alla radice del sapere. E abbiamo detto del contesto dentro il quale ci muoviamo, cioè il sapere scientifico, il nascente sapere scientifico. Ecco, per Cartesio, come avremo modo di sottolineare, si tratta di fare un passo indietro anche rispetto al sapere scientifico. Che il sapere scientifico sia un sapere è qualche cosa che non può essere deciso all'interno dell'orizzonte scientifico, è qualche cosa che può essere in qualche modo stabilito facendo un passo indietro, uscendo dall'orizzonte scientifico in direzione invece di quello che è l'orizzonte più propriamente filosofico. Cartesio ha in mente una filosofia che sta alla radice del sapere, anche quando il sapere è sapere scientifico. In questo senso Husserl richiamerà proprio Cartesio in questo senso, in un momento in cui il sapere scientifico entra in crisi, la crisi dei fondamenti, la crisi del sapere scientifico a cavallo tra 8 e 900, questa profonda crisi del sapere scientifico viene affrontata da Husserl richiamandosi a Cartesio come colui che in qualche modo ha messo in guardia di fronte al sapere scientifico, che mette tra parentesi le difficoltà del sapere scientifico, le strategie del sapere scientifico per andare alla radice del sapere, anche quando il sapere è appunto il sapere scientifico che adotta dei metodi, delle strategie che sono proprie del sapere scientifico. Proverò a toccare tre punti per indicare appunto il segnavia, le tappe di questo percorso di avvicinamento a Cartesio. E, come dicevo, seguirò la falsa riga del testo severiniano che mi pare richiami e metta in luce in modo potente il senso della prospettiva cartesiana. Il primo punto è questo. Cartesio rappresenta un punto di svolta del pensiero filosofico, una rivoluzione, proprio perché in qualche modo può essere interpretato come il tentativo di sottoporre a una critica radicale e che non ha precedenti di quello che è considerato il realismo o che fino ad allora è considerato il realismo tradizionale. Cioè Cartesio, che si appellerà alla idealità del reale, e comincerà a mettere in questione proprio il concetto realistico della realtà. Il realismo per Cartesio è tutta la filosofia che precede il suo ricominciare da capo, perché si tratterà appunto per Cartesio di ricominciare da capo, di riprendere da capo ex novo il discorso. Naturalmente questa è l'ambizione di Cartesio. Gli studiosi hanno evidenziato come Cartesio sia effettivamente debitore di molta della scolastica che lo precede, di molta filosofia della tradizione, alcuni presupposti che permangono. Il dottor Fedeli faceva riferimento prima al filosofo che vuole togliere tutti i presupposti ma che rimane preda di alcuni presupposti. Ecco, certamente ci sono dei presupposti consistenti che vengono appunto dalla formazione cartesiana e dal pensiero filosofico che precede Cartesio e cui Cartesio è stato educato. Questa pressione di elementi che sono, potremmo dire così, un po' fuori del controllo di Cartesio è una pressione che non può essere trascurata, ma certamente l'ambizione di Cartesio è quella di ricominciare da capo. E ricominciare da capo per Cartesio significherà in prima battuta mettere in questione il realismo, cioè il modo realistico di interpretare la realtà. Detto questo, bisogna anche evidenziare un altro aspetto, che con Cartesio comincia la filosofia moderna, come si è detto, Cartesio è la nascita della filosofia moderna, anche perché la filosofia comincia ad accostare il tema della verità
il tema della realtà, il tema del sapere, dal versante gnoseologico. E cioè la filosofia comincia a diventare non tanto discorso intorno alla realtà, non tanto, come si diceva appunto in passato, discorso intorno all'essere, ma è un discorso in prima battuta che si concentra sul conoscere e sul modo in cui noi conosciamo la realtà. Quindi la gnoseologia, la parola fa riferimento appunto a una dottrina che si occupa del conoscere o della conoscenza. La gnoseologia allude appunto a questo cambio di prospettiva che Cartesio in qualche modo imprime al pensiero filosofico nel momento in cui insiste sulla necessità di adottare un approccio appunto preliminarmente gnoseologico. Adesso cercherò di precisare il senso di questo cambiamento. E però prima di farlo conviene provare a esplicitare, seguo anche qui la traccia del testo severiniano, esplicitare quali sono i tratti fondamentali del realismo. Quando il realismo naturalmente è consapevole di sé, poi naturalmente c'è un realismo inconsapevole che può essere quello del senso comune. Il senso comune normalmente è appunto, concepisce realisticamente la realtà. La concezione realistica della realtà allude a tre elementi di fondo, i tre tratti fondamentali sono questi. E cioè la realtà in primo luogo è lì fuori, è lì dinanzi a noi, lì fuori, potremmo dire è esterna rispetto a noi. Naturalmente si è fatto riferimento alla dimensione interiore. Ecco, con Cartesio la dimensione dell'interiorità naturalmente non è una novità, anzi. Cartesio, da buon cristiano cattolico, appunto ha in mente tutta la tradizione della interiorità cristiana, le stesse meditazioni metafisiche di Cartesio richiamano la letteratura religiosa, lì dove conta l'esame di coscienza, la meditazione interiore, no? La riforma di sé a cui si può andare incontro attraverso questo autoesame. Quindi il realismo immagina che la realtà sia lì, esterna, fuori di noi, ma dire esterno e fuori di noi significa che in fondo la realtà non dipende da noi. Cioè la realtà è appunto indipendente. C'è anche se noi non ci siamo. Non è che le cose sono nella misura in cui le pensiamo, ma le pensiamo perché sono. E qui davanti a me il tavolo, la sala, eccetera, eccetera. Io le ho qui davanti perché appunto le cose sono lì fuori di me, indipendenti da me, tant'è che ci sarebbero anche se io non ci fossi. Però l'aspetto poi decisivo è questo, che in fondo è vero che la realtà è esterna, è vero che la realtà non dipende da me, dal mio tentativo di conoscerla, di stanarla, di illuminarla anche con l'intelligenza, con il sapere, eccetera. Però in fondo se vi do da fare e se imbocco la via giusta, riesco poi a ritrarla fedelmente. Cioè è possibile che il fuori coincida con il dentro, che l'essere coincida con il pensiero o con il conoscere, se vogliamo esprimerci così. E dunque è possibile che le due dimensioni si identifichino. Da questo punto di vista sono differenti, potremmo dire anche così, opposte, ma possono da ultimo coincidere. Tutta la strategia filosofica è una strategia che allude al metodo, la parola metodo è una bella parola perché è al centro, tra l'altro, della riflessione cartesiana. La parola metodo è la parola che dice il percorrere una via andando in direzione di qualche cosa che differisce dalla dimensione nella quale ci si trova inizialmente. No? Percorrere la via che ci porta fuori dalla dimensione nella quale ci troviamo inizialmente e ci consente dunque di accedere alla meta che abbiamo in mente. Quindi è possibile raggiungere, fin dal principio la filosofia parla di hodos, no? Pensiamo alla via dell'essere di Parmenide, possiamo arrivare fino appunto a Cartesio, ma potremmo anche andare più in là. Le parole con le quali dovremmo cominciare a fare i conti sono due parole, perché qui si tratta evidentemente anche di
precisare un vocabolario, cioè di compilare un vocabolario della filosofia moderna. Ci serviamo qui in questo caso del vocabolario hegeliano. Se la dimensione, diciamo così, che mi riguarda più da vicino è quella della certezza, allora potremmo dire che un conto è la certezza soggettiva, la certezza che riguarda me, il mio sapere, le mie convinzioni, gli esiti della mia ricerca. Un conto è la verità a cui la certezza deve riferirsi se vuole aderire ad essa, nella misura che poi, nella misura che si possa poi da ultimo essere certi della verità. Il realismo concepisce la verità come qualcosa che sta al di fuori della certezza. La certezza non è la verità. E tuttavia io posso accedere a una certezza che si identifica alla verità. Certo, io posso essere certo del vero e del falso, ma appunto, se mi attrezzo come si deve, posso in qualche modo essere certo della verità e far sì che la verità diventi un contenuto del mio pensiero. Quindi il realismo ha a che fare con questa strategia. C'è un fuori, c'è una dimensione indipendente, ma c'è un percorso che conduce me, la mia certezza, la certezza che io sono, incontro alla verità. Questo però, appunto, è il realismo che Cartesio mette in questione. È il realismo che Cartesio mette in questione, mettendo in questione naturalmente anche il senso comune che si accompagna a questa visione della realtà. E da questo punto di vista Cartesio, abbiamo detto, ricomincia da capo, anche nel senso che mette in questione tutto. La prospettiva cartesiana è la prospettiva di chi mette in questione tutto, mette in questione il realismo, perché mette in questione un certo modo di interpretare la realtà che ha bisogno di essere sottoposto a una pressione critica. In qualche modo il pensiero critico comincia ad animarsi in un senso più esplicito in Europa proprio a partire da Cartesio, anche se poi la filosofia è senso critico fin da principio, ma certamente si tratta di esercitare il senso critico. Kant scriverà appunto una critica della ragion pura su questa scia, diciamo così, cartesiana. Si tratta di affrontare criticamente i presupposti, i preconcetti, i pregiudizi che albergano nella mente di ciascuno di noi. E Cartesio in qualche modo ripristina l'atteggiamento dei primi pensatori, che ad un certo punto, soprattutto dopo la sfida dei sofisti, cominciano ad essere particolarmente esigenti. Cioè la filosofia comincia a diventare particolarmente intransigente, soprattutto dopo la sfida dei sofisti. È Socrate, potremmo dire così, il primo filosofo. La filosofia, insomma, tecnicamente nasce con Socrate, perché Socrate appunto è il pensatore che comincia ad accostare criticamente i contenuti del sapere, non si accontenta di ereditare e mettere a frutto le autorità, le opinioni autorevoli, le opinioni che provengono dalle autorità, dal sentito dire, da quello che si pensa per lo più, dal senso comune appunto. Si tratta di mettere in questione tutto. Cartesio, da questo punto di vista, ripristina l'atteggiamento cartesiano, il non sapere cartesiano, la problematizzazione di tutto, e anche in modo particolare si problematizza quella visione della realtà per cui la realtà è esterna e indipendente, ma poi da ultimo è accessibile, con un pensiero naturalmente disciplinato e ordinato. La questione che Cartesio si pone da capo, come già aveva fatto Socrate, è: ma insomma, dobbiamo accontentarci soltanto di quello che ci pare, che ci sembra, quello che in fondo opiniamo, no? L'opinione, la doxa, allude appunto a ciò che ci pare, che ci sembra, che ci appare persuasivo. E siamo costretti ad accontentarci di opinioni, di punti di vista, o è possibile invece accedere a una verità, che è quella verità con la V maiuscola a cui si riferisce la episteme, cioè il sapere assoluto, incontrovertibile, innegabile, quello che è talmente, diciamo,
forte da poter resistere ad ogni tentativo di messa in discussione, così forte rispetto al nemico che la falsità nei suoi confronti rappresenta, da poter addirittura ospitare il falso. È così forte da poter ospitare il falso, mostrando che il falso si costituisce soltanto perché ospitato dal vero. Soltanto alla luce del vero il falso può trovare spazio e può in qualche modo trovare una sua dimensione, una sua legittimità. Quindi la domanda di Cartesio è la domanda con cui comincia la filosofia. Cartesio ricomincia a farsi questa domanda: ma dobbiamo accontentarci solo di opinioni o l'uomo è fatto anche per la episteme, per il sapere? Dobbiamo accontentarci di doxa e di opinioni, appunto, di ciò che ci pare e che dipende dal nostro punto di vista, o abbiamo invece la possibilità di accedere a un sapere che non può essere negato e che dunque non dipende davvero dal nostro capriccio, dal capriccio della volontà o dal capriccio dello spazio e del tempo? Un sapere che non dipende da nulla, perché obbedisce soltanto a se stesso. Cioè esiste, cioè, questa è la domanda di Cartesio, una dimensione che si impone per la sua evidenza, che si impone per la sua evidenza e si impone e in qualche modo si libera di ogni messa in questione. Non perché la verità non debba essere e non possa essere discussa, ma perché scossa, discussa, la verità resiste. Non può essere in qualche modo tolta dal suo piedestallo. Sta sul suo piedestallo in modo imbattibile, come si diceva. Quindi non dobbiamo perdere di vista che questo è l'atteggiamento cartesiano. Ricominciare da capo vuol dire mettere tutto, come si diceva prima a proposito di Husserl, mettere tutto tra parentesi, mettere tutto in questione, problematizzare tutto. Però la cifra dell'operazione cartesiana è rappresentata dalla scoperta del cogito. E si tratta di una vera e propria scoperta, non che il cogito non sia in qualche modo implicito qua e là nella storia della filosofia occidentale. Ma Cartesio in qualche modo enfatizza il cogito, lo porta alla luce, ne fa un tema, proprio perché in qualche modo è il tema che si impone per primo alla sua riflessione. Che cos'è il cogito? Il cogito è quello che Cartesio chiama l'essere oggettivo. L'essere oggettivo. L'essere oggettivo è l'altro nome del soggetto. Il soggetto è l'essere oggettivo. Qui il vocabolario di Cartesio è un vocabolario un po', diciamo, che va accostato con un po' di prudenza, di attenzione, perché l'oggetto in Cartesio è appunto il corrispettivo, è ciò che è relativo al soggetto. L'oggetto è l'oggetto del soggetto, cioè il contenuto della mente. È il contenuto ideale, l'idea, con la quale noi abbiamo immediatamente a che fare. L'essere formale o eminente invece è la realtà che da questo punto di vista sta al di là o al di fuori della dimensione che noi chiamiamo con Cartesio oggettiva, da objectum, no? Cioè è ciò che sta di fronte, dinanzi, che ci viene incontro, Il rappresentato, l'ideato, il concepito. La scoperta del cogito è la scoperta, come dicevamo, della idealità del reale. Certo, dobbiamo cominciare a renderci conto che quando facciamo riferimento alla realtà stiamo facendo riferimento alla realtà pensata, rappresentata, immaginata, concepita, che è appunto oggetto della mente. Per dirla un po' più direttamente, per lungo tempo la filosofia si è occupata dell'essere che sta dinanzi ai nostri occhi, che cade sotto i nostri occhi, ma non si è occupata degli occhi sotto i quali cade appunto la realtà, che noi diciamo cade sotto i nostri occhi. Non ci si è resi conto, cioè non si è esplicitato questo tratto, per cui il mostrarsi dell'essere appartiene all'essere che si mostra.
E quindi in qualche modo si tratta di cominciare a concentrare l'attenzione sul fatto che noi non abbiamo mai, questo è Cartesio, a che fare con il tavolo, con le sedie, con questa voce, ma abbiamo a che fare con il tavolo, queste sedie e la voce pensati, rappresentati, immaginati, concepiti, in quanto sono oggetti della mente, sono appunto quel contenuto del cogito in cui il cogito è qui è il pensiero in prima persona, ego cogito, non è il cogitare in generale, ma è il cogito che io sono. Quindi Cartesio sta parlando proprio di questo tavolo che è il contenuto per me qui ora, sta parlando di queste sedie, sta parlando del contenuto della mente non in astratto ma nell'atto in cui quel contenuto si mostra e si manifesta alla mente di chiunque di noi, ma in questo caso di quello che io sono, perché in prima battuta il cogito riguarda me, sono io che penso, sono io che penso. È la scoperta del soggetto, la scoperta dell'io, che naturalmente il pronome esiste già nella lingua e nel concetto che precede, nei concetti che precedono Cartesio, ma l'io diventa il tema della filosofia. Si scopre che dinanzi a noi non c'è l'essere, non c'è la realtà, c'è la realtà rappresentata e pensata, illuminata dal nostro sguardo, sottoposta al nostro sguardo. E dunque è in ragione degli occhi che si posano sulla realtà che la realtà si mostra in un certo modo. Se perdiamo di vista gli occhi sotto i quali cade la realtà, vista che si mostra, se perdiamo di vista questi occhi, facciamo i conti con una realtà astratta. Astratta cioè da quel concreto che è l'atto del pensare che io sono e che Cartesio in qualche modo sta portando alla luce. Quindi tutta la realtà sconfinata che ci circonda, quella che ci sovrasta, infinita nello spazio e nel tempo, tutta questa realtà sconfinata che sentiamo che è lì fuori, lontana da noi, sconosciuta, invisibile, ignota, attesa, desiderata, temuta, tutta questa realtà è tutta semplicemente oggetto del pensiero. È sempre oggetto del pensiero. Cioè noi non usciamo dal pensiero quando facciamo riferimento alla realtà che abbiamo dinanzi a noi, lì fuori, perché il fuori è sempre dentro. Perché tutto ciò che noi concepiamo lontano nello spazio e nel tempo è qui ora presente come oggetto del pensiero. Oggetto della mente, come qualche volta si esprime Cartesio, oggetto, essere oggettivo, appunto. E quindi non bisogna cadere nell'equivoco di immaginare che il cogito di Cartesio sia una sorta di punto inesteso, vuoto, indeterminato, perché no, in Cartesio il cogito è la ricchezza infinita delle cose che ci circondano, che pensiamo, che immaginiamo, che temiamo, che vogliamo. Tutto questo orizzonte è un orizzonte infinito che non ha fine, perché non possiamo immaginare qualche cosa al di là di ciò che è oggetto del pensiero che non cada appunto in quanto tale dentro il pensiero che lo concepisce appunto come al di là del pensiero. L'al di là del pensiero è sempre dentro il pensiero. E questa è la dimensione sulla quale ci costringe a mettere appunto gli occhi Cartesio. La scoperta del cogito fa riferimento a questo. Noi abbiamo a che fare con un essere che è idea, con un essere che è un concetto, immagine. Heidegger ha scritto un bel saggio che è contenuto in un volume intitolato Sentieri interrotti, che non riguarda solo Cartesio, riguarda la modernità, riguarda la scienza, che si intitola L'epoca dell'immagine del mondo. Ad un certo punto il mondo diventa un'immagine del soggetto, un'immagine dell'io, una rappresentazione dell'io. E dunque viene in qualche modo esplicitata l'esistenza di una dimensione, di un mondo, che è davvero esterno. Esterno vuol dire qui che è al di fuori della dimensione interna che io sono.
L'interno sono io, il cogito, e tutti i contenuti che arricchiscono il cogito, contenuti infiniti che arricchiscono il cogito. E poi c'è il mondo e la realtà esterna. Il mondo esterno nasce propriamente con Cartesio. Con Cartesio si può cominciare a parlare di mondo esterno. Questo significa che la dimensione ideale, quella che abbiamo chiamato della certezza, lascia fuori di sé la verità, ma la lascia fuori di sé in un modo che diventa straordinariamente problematico. E quindi si può anche dire che con Cartesio si comincia ad opporre la certezza soggettiva alla verità del reale, e si oppone radicalmente la certezza alla verità. Quello che era implicito nella posizione dei realisti, che dicevamo, il realista pensa che la realtà sia là fuori, indipendente, esterna, appunto, la verità della realtà è lì fuori, ma è possibile poi che le due dimensioni si identifichino. Perché è possibile che si identifichino? È possibile che si identifichino per Cartesio perché si presuppone la loro identità. Si presuppone che in qualche modo la certezza sia identica alla verità, e dunque la certezza possa identificarsi alla verità perché in qualche modo la certezza è la verità. Si tratta di trovare la via giusta perché la certezza ospiti la verità. Pensate a Platone, il mito della caverna. Io sono fuori dalla verità, per Platone. Abito la caverna, abito le tenebre dell'errore, del falso, dell'immaginazione. Però posso in qualche modo trovare la strada che mi conduce fuori dall'errore, fuori dalla caverna, e che mi conduce incontro alla verità, alla realtà. Perché è possibile questo viaggio di ritorno? Che è un viaggio di ritorno per Platone. Perché appunto originariamente gli occhi dello schiavo, prima che la sua anima precipitasse dentro un corpo, gli occhi dello schiavo erano illuminati dalla vista della verità. Quindi la certezza, diciamo così, soggettiva era identica alla verità, chiamiamola così, oggettiva. Poi c'è stata, come dire, una separazione, ed è possibile che i due poi tornino a riunirsi, appunto invocando il metodo giusto. Platone chiama questo metodo dialettica. La dialettica è la strada, la scala che mi consente di uscire dalle tenebre dell'errore incontro alla luminosità della verità. Con Cartesio invece diventa problematico questa identificazione della certezza della verità, perché Cartesio muove dalla opposizione, ed è un passaggio questo, Severino enfatizza il ruolo di questo passaggio, un ruolo imprescindibile, perché si tratta insomma prima di tutto di esplorare la opposizione di certezza e verità, di esplorarla fino in fondo. E quindi in qualche modo dobbiamo prendere sul serio la tesi, l'ipotesi che la realtà e la verità siano ostili all'uomo e al suo tentativo di conoscere. Dobbiamo passare attraverso questa prova, la prova che forse la realtà non ne vuol sapere nulla di noi. La realtà è lì fuori, è esterna, non ci conosce. Immaginare di poter accedere alla realtà e alla verità significa presupporre qualche cosa che non siamo, diciamo, autorizzati a presupporre. E quindi è una messa in questione del platonismo, è una messa in questione dell'approccio, diciamo, filosofico antico e medievale, se vogliamo. Per cui la certezza e la verità sono identici, come si sarebbe detto da Hegel, immediatamente. Si tratta invece per Cartesio di opporre la certezza alla verità e poi di trovare il modo di verificare se i due possono coincidere. La persuasione è che si possa arrivare a una identità di certezza e verità mediata dall'esclusione della opposizione di certezza e verità. Cioè si tratta di escludere questa opposizione, dimostrare che l'opposizione non ha diritto di cittadinanza. Ed è quello che in qualche modo accadrà soltanto successivamente.
dopo l'idealismo, perché la mossa cartesiana in qualche modo è una mossa che, opponendo certezza a verità, rende di fatto impossibile l'accesso all'identità di certezza e verità. Cartesio è insieme colui che problematizza questa opposizione, è un'opposizione problematica. La mia certezza non è la verità non è la mia certezza. È possibile che le due coincidano? Non siamo più autorizzati a presupporre la loro coincidenza. Dobbiamo verificare in che modo le due possano coincidere. E con Kant, che avrete modo o avete già avuto modo di avvicinare, con Kant si arriverà alla conclusione che la verità non è per l'uomo. Naturalmente questa è una battuta che, detta così, è anche scorretta e inesatta nei confronti di Kant. La verità non è per l'uomo, per Kant, nella misura in cui facciamo riferimento alla ragion pura o alla ragione teoretica. Cioè, la verità non è per l'uomo dal punto di vista teoretico. Questo è un esito che matura sull'onda lunga della provocazione cartesiana. La provocazione cartesiana è quella che dicevamo, l'opposizione di certezza e verità. Ma Cartesio ritiene questa opposizione problematica. Le due vie per stanare la verità sono l'empirismo e il razionalismo, abbiamo già ricordato, sono i due tentativi di arrivare alla verità muovendo dalla certezza. Sono due tentativi destinati a fallire. Kant rappresenta la sintesi di questi due tentativi, ma c'è un prezzo. La sintesi di questi due tentativi dice che la verità è per l'uomo, ma soltanto quando la verità si traduce nella dimensione dell'esperienza, che è l'essere che appare qui e ora per noi. E quindi la verità di cui l'uomo ha diritto è la verità dell'esperienza o intorno all'esperienza. Non si può oltrepassare il limite rappresentato dall'esperienza. Dunque non è più possibile quella verità assoluta, non è più possibile l'accesso a quella verità assoluta che era nei voti della metafisica. E quindi Kant dirà che la metafisica è impossibile come scienza, perché è impossibile arrivare alla verità in sé, alla verità come tale, che io non sono. È impossibile. Se è possibile una verità per l'uomo, questa verità è possibile solo nella misura in cui noi facciamo appello ai nostri sensi. Noi possiamo avere verità soltanto intorno a ciò che sentiamo, cioè a ciò che sperimentiamo. Dio non è sperimentabile, dunque la verità intorno a Dio non è accessibile per l'uomo. Il mondo nella sua totalità non è accessibile per l'uomo, dunque non c'è verità intorno al mondo. Non c'è verità intorno all'anima dell'uomo. E dunque la teologia, la cosmologia e la psicologia razionali non sono scienze per Kant. Ma questo dipende appunto dal modo in cui Cartesio affronta il tema gnoseologico opponendo certezza e verità. E il tentativo poi che dell'idealismo post-kantiano sarà quello invece di ripristinare l'identità di certezza e verità attraverso la esclusione della opposizione di certezza e verità. Cioè Cartesio ha torto a opporre in quel modo certezza e verità. Ha torto perché presuppone qualche cosa che non può essere presupposto, cioè l'estraneità della certezza alla verità e l'estraneità della verità alla certezza. Non è vero che noi siamo chiusi dentro la dimensione ideale, perché la dimensione ideale, invece, Hegel è un idealista proprio per questo, la dimensione ideale è la dimensione della realtà. Quindi con Cartesio la filosofia affronta il cosiddetto problema gnoseologico, e l'esito è quello che si diceva. Se il problema gnoseologico è in che misura quello di cui io sono certo corrisponde alla verità, in che misura c'è corrispondenza tra certezza e verità, la risposta di Cartesio è che questa misura va valutata sulla base di un metodo, di una disciplina del pensiero che prevede in primo luogo l'accesso al cogito. Il cogito è la prima verità, è la prima verità, e che diventerà la misura, l'unità di misura di tutte le verità. La verità per Cartesio deve passare attraverso questa prima verità. E in questo senso Cartesio riteneva che la ricostruzione dell'episteme
dovesse essere disciplinata. Quello che Cartesio sottolinea non è tanto il disvalore del sapere tradizionale, ma il suo disordine. Le meditazioni di filosofia prima, o le meditazioni metafisiche, come qualche volta si dice, quest'opera di Cartesio è il tentativo di riordinare il sapere epistemico, facendo appello alle verità che devono essere ordinate. E la prima verità, abbiamo detto, è la verità del cogito, e cioè la verità dell'essere che si mostra e che appare. Questa verità è fuori discussione, cioè è un innegabile, come adesso tra un attimo dirò, avviandomi alla conclusione. Il punto fondamentale per Cartesio dunque è la necessità di dimostrare l'identità della certezza soggettiva e della verità del reale, che abbiamo detto è esterna, indipendente dal soggetto. Qual è la strategia adottata da Cartesio? Abbiamo detto che la strategia di Cartesio è quella di rimuovere tutti i presupposti, di non accettare nulla, e dunque la strategia è il dubbio, dove la parola dubbio è molto bella perché fa riferimento alla duplicità, no? Il dubbio ci mette di fronte a un bivio, no? Può essere così, ma può essere anche in un altro modo, no? È l'incertezza, no? La scepsi, di cui parla lo scetticismo, no? Il dubbio, l'incertezza rispetto a due opzioni che sono altrettanto valide. Cioè, si tratta di trattare tutto ciò di cui noi siamo a conoscenza come dubbio. Anzi, addirittura Cartesio dice, beh, possiamo considerarlo falso. Non lo prendiamo per buono, non perché io sia in grado di stabilire che cosa è falso e che cosa no, perché se potessi farlo, lo potrei fare soltanto alla luce della verità, ma questa verità non è disponibile, dunque non posso neanche dire che tutto è falso. Questa era l'opzione dello scetticismo antico. No, non esiste alcuna verità. La differenza rispetto all'approccio cartesiano è significativa e direi essenziale, fondamentale. Non solo, ma è diverso anche l'approccio rispetto allo scetticismo antico, perché lo scetticismo antico arriva a questa tesi, cioè che non esiste alcuna verità, appunto come conclusione del percorso. Cioè, per gli scettici la conclusione è che non esiste nessuna verità, mentre per Cartesio è l'inizio, è il punto di partenza della ricerca. Non esiste alcuna verità, intanto sono nel dubbio. Potremmo dire così, è una riedizione del so di non sapere socratico, no? Non è che Socrate sappia qualche cosa, ma certamente non sa, nella misura in cui tutto ciò che viene proposto come un sapere si espone alla propria negazione. Appare gratuito, cioè senza spiegazioni, o appare addirittura da ultimo contraddittorio. Questa è la mossa socratica, no? Quindi un atteggiamento di mettere tra parentesi il sapere, evidenziando la sua debolezza. Non posso escludere che le cose stiano altrimenti da come mi sembra che stiano. E la cosa interessante è che tra i motivi che riallacciano l'atteggiamento cartesiano all'inizio dell'avventura filosofica è proprio l'attacco della seconda meditazione di filosofia prima di Cartesio, in cui Cartesio dice che a un certo punto decide di chiudere occhi e orecchi. Quello che a Cartesio interessa non è naturalmente quello che noi vediamo attraverso i sensi, quello che si mostra e si manifesta, ma è quello che è in qualche modo afferrabile attraverso il ragionamento o la ragione. Da questo punto di vista Cartesio è l'attacco del razionalismo moderno, e la critica della ragion pura è appunto la critica della ragione che diffida dei sensi e che si esercita da sé. La ragione pura vuol dire non contaminata da elementi empirici, no? Cartesio è persuaso che la ragione possa consentire appunto l'accesso alla verità. Questo è un grande tema classico. Basta aprire
i sapienti, Parmenide, Eraclito, no? Eraclito dice che occhi e orecchi sono cattivi testimoni per le anime barbare. Ma chi può sapere se è in possesso di un'anima barbara o no? Parmenide invita a non, sostanzialmente a chiudere gli occhi, a non guardare con gli occhi che non vedono, a non fidarsi dell'orecchio che rimbomba, no? Questa diffidenza è tipicamente filosofica, perché il filosofo non si limita semplicemente a prendere atto, ma il filosofo spiega, il filosofo non semplicemente sente, ma pensa ciò che sente e cerca di tradurre ciò che sente in termini, come noi diciamo, razionali, logici. Cartesio appartiene a questa corrente, eh? Cartesio in qualche modo si chiude in se stesso, medita, si chiude dentro di sé, precipita dentro di sé, agostinianamente, no? La verità sta nell'interiorità dell'uomo, anche se poi si è fatto riferimento a questa analogia tra il dubbio agostiniano e quello cartesiano. Sono due contesti diversi. Agostino è un realista. Cartesio invece è il filosofo che mette in questione il realismo. La verità che Agostino ritrova dentro di sé, nella profondità della propria anima, è la verità trascendente. È la verità che trascende il soggetto. E Cartesio naturalmente non sta facendo riferimento a questo appello alla trascendenza, sta facendo riferimento a qualche cosa che ci confina invece dentro di noi, che ci costringe a stare dentro di noi. Il dubbio. No, non perdiamo di vista di che cosa si tratta quando si tratta di dubitare per Cartesio. Perché potremmo anche dire così, quando Cartesio pretende o intende dubitare, e dubita poi di tutto, dei sensi, delle esperienze passate, dubita addirittura della matematica e del sapere che allora era appunto la chiave di volta del sapere scientifico. E quando Cartesio dubita di tutto, sta facendo propriamente un tentativo di dubitare di tutto, perché la scoperta di Cartesio è che è impossibile dubitare di tutto. È un tentativo il suo di dubitare di tutto. Ma cerchiamo di capire che cosa voglia dire per Cartesio dubitare, ad esempio, dell'esistenza di questo tavolo. Perché dobbiamo dire insieme che l'esistenza di questo tavolo è dubbia, ma che questo tavolo esista è indubitabile. È chiaro che stiamo facendo uso del verbo esistere in due modi diversi. Se io dico che l'esistenza di questo tavolo è dubbia, sto facendo riferimento a un'esistenza che è l'esistenza della realtà in sé, indipendente da me, fuori di me. E quando dico che invece questo tavolo esiste indubitabilmente, sto facendo riferimento invece al tavolo rappresentato, al tavolo che è qui ora per me. L'indubitabilità del cogito, come si diceva, è l'indubitabilità dell'orizzonte che contiene tutte le cose che abbiamo di fronte a noi. Cioè Cartesio non perde nulla del mondo a cui noi siamo affezionati. Che cosa perde Cartesio di quel mondo? Perde la sua indipendenza, la sua realtà al di fuori della nostra esperienza. Quella a cui ci affidiamo quando diciamo vogliamo sapere come stanno davvero le cose, fuori di noi, che non dipendono dal nostro punto di vista, dai nostri gusti. Quindi la questione dell'esistenza del mondo esterno diventa una questione centrale nella prospettiva cartesiana. E poi la scoperta del cogito è appunto la scoperta che emerge nell'atto stesso del dubbio. Non è che c'è un momento in cui si dubita e poi un momento in cui si scopre l'esistenza del cogito. Il dubitare è l'esistenza del cogito. Quindi potremmo dire così, dubitando di tutto, si scopre che non tutto è dubitabile. Si scopre cioè la verità indubitabile del cogito, quella che è fuori discussione, che Cartesio dirà in molti modi che è fuori discussione. Che io esista è il cogito ergo sum, che non è la conclusione di un sillogismo, è un'auto-intuizione, non è una spiegazione, penso allora sono. No, penso e sono, o sono il pensiero. E dire io sono il pensiero
Significa io sono questo tavolo, questa voce, queste luci, queste sedie, eccetera, eccetera. Tutto ciò che si mostra, nella misura in cui si mostra, nella misura in cui accade e nella misura in cui io ne ho coscienza. Di questo si tratta, naturalmente. E c'è un punto che andrebbe sottolineato, e non lo si fa sempre, e che Cartesio dice che a un certo punto, scoprendo il cogito, si scopre appunto con Cartesio che l'io non è un niente. L'io è qualche cosa. Io non sono un niente. E che cosa vuol dire qui? Perché Cartesio, per almeno due volte, ma forse anche di più, nelle meditazioni di filosofia prima, insiste su questa battuta. Scopro che io non sono un niente. Tutto può essere niente. Questo tavolo può essere niente nel senso che può essere niente al di là della sua rappresentazione, che dipende semplicemente da me, perché sto sognando, sono in preda alle allucinazioni. Ma io certamente non sono un niente. Questa cosa è molto importante perché introduce un elemento ontologico nella gnoseologia di Cartesio. Ed è molto importante che l'ontologia interloquisca con la gnoseologia, perché sarà proprio l'ontologia a giocare un ruolo fondamentale nel discorso di Cartesio, il quale, non a caso, scrive le meditazioni di filosofia prima. La filosofia prima è una formula aristotelica. Filosofia prima vuol dire la filosofia che si occupa della realtà in quanto tale, o se vogliamo la formula canonica, dell'essere in quanto essere. Non tanto nel senso della metafisica così come è presentato nel sesto libro della metafisica di Aristotele. Quando Aristotele dice che la metafisica si occupa delle sostanze separate e immobili. Non la metafisica in quel senso, È la metafisica come considerazione dell'essere in quanto tale, cioè della realtà come tale. Ma l'essere in prima battuta è l'essere che io sono. Cogito ergo sum significa questo. Quell'essere che io sono è la prima verità. E la verità dell'essere è una verità in prima persona, perché la prima verità non è l'essere è, ma io sono. Io sono. Che suona un po' come Esodo 3,14, no? La risposta di Dio, ego sum qui sum, io sono colui che è. E questo appunto farà poi tremare i polsi al pensiero che dovrà, di matrice giudaico-cristiana, che dovrà confrontarsi con Cartesio e le sue propaggini, no? Cioè che l'io comincia un po', come dire, ad allargarsi, a prendere, diciamo così, un ruolo che poi diventerà sempre più importante e decisivo. L'altro elemento che sottolinea questo aspetto, questa vicinanza di Cartesio all'aurora del pensiero filosofico, è che qui la strategia di Cartesio è elenctica. L'elenkos è appunto la strategia adottata dai greci, da Aristotele in particolare, ma non solo, Platone, Parmenide. L'elenkos è la confutazione, è la strategia confutativa. Non posso negare di esistere, perché per farlo devo affermare di esistere. E anzi, posso negare soltanto affermando. Così come accadeva per il principio di non contraddizione. Posso dire di no al principio di una contraddizione solo perché gli dico di sì. Come si diceva, la verità è così forte da poter ospitare l'errore e il falso, che sono ospiti della verità. Cioè, il falso e l'errore possono circolare per casa perché sono ospitati dalla verità. È la verità che consente a loro di trovare spazio. Non potrebbero in qualche modo essere se non dentro la verità. Allo stesso modo, qui Cartesio sta dicendo, proviamo a negare di esistere. Per negare di esistere dobbiamo esserci. E quindi tutta la strategia dubitativa, il dubbio iperbolico, come si dice, di Cartesio, è la strategia che consente a Cartesio di dire, beh, io posso ingannarmi su tutto, ma non posso ingannarmi sul fatto di esistere. Perché se anche mi ingannassi di esistere, dovrei esistere per ingannarmi. E quindi c'è una mia esistenza che sta al di sopra di quell'esistenza di me stesso di cui dubito. Questo
punto è il punto di partenza di Cartesio, perché Cartesio insisterà sulla chiarezza e la distinzione di questa prima, che lui chiama prima verità, perché ce ne sono diverse. Cartesio poi arriverà alla dimostrazione dell'esistenza di Dio, arriverà alla dimostrazione dell'esistenza del mondo esterno che è accessibile per il pensiero, quando il pensiero adotta una strategia quantitativo-geometrico-aritmetica, matematica, potremmo dire così. La res extensa è matematicamente apprezzabile e il pensiero che si muove in direzione della realtà del mondo esterno è il pensiero calcolante, matematico, che poi avrebbe fatto la fortuna e ha fatto la fortuna del sapere scientifico. Ultimo punto, che è il punto finale, e davvero chiudo. Dicevamo della radicalità dell'approccio cartesiano, perché Cartesio si colloca alle spalle del sapere scientifico, dubita anche della matematica, cosa che ad esempio non fa Galilei. Galilei non dubita della bontà dello strumento matematico. Certo, Galilei mette in guardia contro l'accesso alla realtà che passa attraverso i sensi, perché i sensi trasmettono le qualità della realtà che sono qualità secondarie, accessorie, accidentali. Le qualità primarie, quelle che appartengono davvero alla realtà, passano attraverso la matematica. E dunque la matematica è lo strumento di cui la scienza si serve per stanare la realtà in sé delle cose, che naturalmente appaiono colorate in molti modi, ai sensi, ma che sono in realtà in un certo modo, che è quello stabilito dalle scienze matematiche. Cartesio dubita anche della matematica. Dubita che 3 più 2 faccia 5, non perché non veda che 3 più 2 fa 5, ma perché vuole trovare le ragioni per le quali tener fermo che 3 più 2 fa 5. Non il fatto che sembri persuasivo. La certezza intorno a questa semplice equazione è una certezza che si può esporre alla negazione. Perché ci potrebbe essere un Dio onnipotente, o forse meglio un genio maligno, che inganna, che ci fa perdere di vista, perché si tratta di una mediazione, devo passare dal 3 più 2 uguale, quando arrivo al 5 potrei aver dimenticato qualcosa strada facendo, no? E quindi è un processo, per quanto semplice, perché 3 più 2 è semplice, ma proviamo a immaginare un'equazione un po' più complicata. Quindi Cartesio pretende un sapere che trovi un fondamento assoluto, non semplicemente la persuasività, la condivisione anche intersoggettiva, perché siamo tutti d'accordo che 3 più 2 fa 5. Vogliamo capire perché le cose stanno in questo modo. E quindi è un atteggiamento, diciamo, più radicale di quello di anche di Francis Bacon, no? Perché la demolizione, la distruzione degli idoli è la distruzione degli errori. Ma come fa Bacone a sapere, Bacone all'italiana, Bacone a sapere che quelli sono gli errori da cui guardarsi? In base a che cosa? Cartesio ha assunto, come dicevamo, un atteggiamento radicale, un atteggiamento filosofico, anche per quest'altro motivo, ne abbiamo elencati alcuni, ma dobbiamo aggiungere questo ultimo motivo, perché la filosofia si occupa del tutto. La filosofia nasce nella misura in cui comincia a mettere gli occhi sul tutto. Perché dire la verità significa escludere che qualunque cosa possa mettere in discussione. Cioè la verità è vera perché niente la può mettere in discussione. Ma soltanto il tutto non lascia fuori di sé niente. E quindi l'accesso al tutto è preliminare per la filosofia. E guarda un po', Cartesio dubita di tutto. Dubita di tutto. Non solo, ma l'io, il cogito, è la scoperta di qualche cosa che è il tutto. Certo, è un tutto preliminare, ma tutto è cogito, tutto è pensiero, tutto è oggetto della mente. Dopodiché è stata di capire e di vedere in che misura il dentro corrisponde al fuori. Cartesio qualche volta anche comincia a far balenare l'ipotesi che lì fuori non ci sia un bel niente. Naturalmente è una strategia retorica, Cartesio sa benissimo che lì fuori c'è qualche cosa, ma pretende di riconquistare l'esistenza della realtà autentica e vera attraverso un metodo solidamente filosofico.
non scientifico, ma filosofico, e solo la filosofia può dire come stanno veramente le cose, per Cartesi. Questo, come dicevo, è il primo passo, ma è il modo in cui credo che convenga avvicinare Cartesio, perché poi da qui muove Cartesio, e da qui Cartesio tenterà di recuperare, attraverso chiusi occhi e orecchi, tenterà di recuperare quel mondo esterno, quel mondo vero, imbattibile, innegabile, fuori discussione, che almeno immediatamente non è disponibile. Si tratta per Cartesio di diffidare dei sensi e dell'esperienza, ma di trovare nella mente dell'uomo il trampolino che consente, per usare la metafora adottata da Severino, di saltare il muro che ci divide dalla realtà. Il trampolino sta dentro la mente dell'uomo. Basta esplorare la mente dell'uomo, Cartesio esplora l'io, e scopre che dentro l'io c'è questo trampolino. Il trampolino è l'idea dell'essere infinito creatore di Dio, l'idea di Dio. L'idea di Dio è il trampolino che ci consente di accedere alla verità attraverso una strategia che è quella del razionalismo. Gli empiristi invece cercheranno un'altra via. E come dicevo, sono entrambe vie destinate a fallire. La storia del razionalismo e la storia dell'empirismo è la storia di due fallimenti. E quando Kant cercherà di dar ragione a entrambi, lo farà ad un prezzo, come dicevo. La verità è per l'uomo, ma soltanto quando la realtà si traduce nella sua controfigura fenomenica. E cioè quando stiamo dentro l'orizzonte dell'esperienza. Tavoli, sedie, pianeti, astri del cielo. Allora lì possiamo muoverci con maggiore tranquillità. Se ci sono questioni, poi le affrontiamo durante la discussione. Grazie. Beh, io intanto ringrazio. Ringrazio tantissimo il professor Fagno per questa lezione splendida, perché cristallina da un lato, ma dall'altro così ampia e profonda, andare a cogliere il filo conduttore logico dello sviluppo della storia del pensiero. Ha fatto una panoramica. Che dovrebbe servire a loro, spero che. Io direi 10 minuti di pausa, durante la quale appunto il dottor Cagliano e il dottor Fedeli raccoglieranno le domande, gli spunti, gli stimoli, eccetera, e ci riaggiorniamo brevissimo. Grazie ancora.